Ci viene da piangere, ministro, siamo tutti. Abbiamo le condizioni critiche a casa, con cosa diciamo i nostri? Lo stabilimento tarantino dell'ex Ilva sarà rilanciato in Italia e in Europa a partire dai prossimi mesi, cercando un player industriale significativo. Così ha risposto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai lavoratori dello stabilimento siderurgico di Taranto, incontrati questa mattina alle 6.30 durante il cambio turno. Una presenza dal forte valore simbolico. Se l'industria italiana esiste, ha continuato Urso, se l'Italia è oggi il secondo polo manifatturiero d'Europa dopo la Germania, lo è perché a monte c'è stata un'industria siderurgica come Taranto. Il ministro, accompagnato dal commissario straordinario Giancarlo Quaranta e dai deputati Dario Iaia e Giovanni Maiorano, ha poi visitato gli impianti della struttura. Urso ha poi annunciato l'imminente stanziamento di fondi che consentiranno di intervenire sulla continuità della manutenzione. Poi abbiamo chiesto alle imprese italiane di pagare in anticipo le scadenze in fattura, diversi gruppi industriali lo hanno fatto e nel contempo ci sono altri provvedimenti che mettiamo in cantiere con un emendamento che sarà presentato in queste ore in Parlamento per consentire al commissario di poter ottenere le risorse immediate che servono in attesa che la Commissione ci autorizzi il prestito ponte. Centrale sarà anche l'intervento a livello europeo. La politica dovrà cambiare, dice ancora il ministro, per arginare la concorrenza sleale di produttori che all'estero hanno aperto stabilimenti addirittura a carbone. E ho compreso che finalmente vi è la consapevolezza nella Commissione europea della necessità di cambiare le prospettive della siderurgia europea, che in queste condizioni non è più competitiva con quella di altri continenti, e questo è importante per garantire un futuro alla siderurgia europea e quindi alla siderurgia italiana.